problema ormai possiamo dire antico, sono circa 10 anni che ci ripropone il problema di sicurezza in via delle scienze, in particolare gli studenti ci hanno segnato il problema riguardo l'attraversamento pedonale. Qui le macchine, come potete vedere, sfrecciano a una velocità elevata, ci sono sulle strisce che sono alquanto invisibili. Già il vecchio consiglio di circoscrizione, con una mozione approvata all'unanimità, aveva deliberato in materia, vi era anche un'ordinanza sindacale del 2011 e noi siamo intervenuti ulteriormente insieme al consigliere Reina con una mozione, anch'essa approvata, ma con l'amministrazione centrale che non ci ha dato risposta in tal senso. Il palo c'è, l'allaccio elettrico pure, manca il passo finale, aspettiamo fiduciosi ma anche con un po' di rabbia. Abbiamo presentato una mozione contenente 200 firme degli studenti e due link di giornali che testimoniano due decessi in questo tratto di strada soltanto nel 2012. Noi non chiediamo grandissime opere, noi chiediamo la semplice sicurezza per i cittadini. Crediamo che un problema come questo debba essere risolto a prescindere dal colore politico ed è testimoniato da una mozione che è stata approvata all'unanimità da tutto il Consiglio della quarta circoscrizione. Abbiamo appoggiato questa protesta in quanto è il minimo che gli studenti abbiano un diritto dovere del semaforo pedonale attivo. Molti studenti che fanno parte del corso di laurea di biologia e di chimica usufruiscono di questo attraversamento pedonale quotidianamente. Ci sono stati dei decessi, ci sono stati anche degli infortuni, come una mia professoressa del corso di laurea in chimica, quindi riteniamo che per una questione burocratica sia ridicolo che questo semaforo non venga attivato. Per questo protestiamo, continueremo a protestare e aspettiamo risposte il prima possibile. Gli studenti rivendicano il loro diritto alla sicurezza. Abbiamo già protocollato una richiesta ben 2 anni fa e la circoscrizione, quarta circoscrizione, ha accolto la nostra richiesta, ma ancora non vediamo i risultati. Noi continueremo a protestare per far sì che quest'opera venga realizzata e aspettiamo risposte con una data precisa del completamento dei lavori. Sì, allarghiamoci.